Cosa sono i contratti digitali? Quando servono? Come devono essere firmati? Che validità hanno? Rispondiamo oggi a tutte queste domande. Innanzitutto, cosa sono i contratti digitali? Perché alcuni li confondono con gli smart contracts? Allora, i contratti digitali sono, per quello che interessa a noi, inteso come contratti che servono per i business digitali, non vanno confusi con gli smart contracts. Cos'è un contratto digitale? Il contratto digitale è un contratto che si stipula tra cliente e fornitore, piuttosto che tra committente e fornitore o prestatore. Qualunque contratto che fa sì che una società venda i suoi servizi e o beni digitali, ma anche non digitali, mediante un atto scritto avente valore legale. Quindi, mediante il contratto digitale, le parti, acquirente e venditore, trovano un accordo tra di loro affinché il cliente, colui che acquista, sia soddisfatto di quello che va ad acquistare, quindi che sia un servizio, che sia un prodotto digitale e non digitale, e riceva tutte le informazioni prima dell'acquisto mediante un documento legale. Quindi nel contratto ci sono indicazioni precise delle parti, vi sono gli obblighi di entrambe le parti, l'oggetto del contratto, l'efficacia, la durata, eventuali allegati che vadano a specificare nella precisione ciò che si va ad acquistare, eventuali clausole di riservatezza, eventuali clausole di non concorrenza, un articolo relativo alla privacy che va rispettata, il foro competente, ancora l'indicazione di eventuali clausole risolutive espresse, cioè quelle clausole che permettono ad una delle parti o ad entrambe, laddove indicato, alla esistenza di casi stabiliti nell'articolo, di non rivolgersi al giudice, ma di recedere dal contratto senza necessità di pronuncia giudiziale. Non solo, nel contratto è inserito le eventuali penali in caso di ritardati pagamenti a rate, è tutto quello che si vuole inserire in un patto scritto. Perché è importante il contratto? Benché alcune volte il contratto è fondamentale, soprattutto nel B2C, nel B2B, quindi contratti fra accordi commerciali tra due business, tra due partner o tra due business, è necessario avere un contratto perché in caso di litigio, quando si finisce dinanzi ad un giudice, il giudice non può capire chi ha ragione e chi no se non si ha un contratto, se non si hanno la prova degli accordi tra le parti, quindi magari lo scambio di mail, lo scambio di messaggi, testimoni, eccetera, ma alla base vi deve essere un contratto per permettere al giudice di poter giudicare la controversia su basi scritte, su prove scritte, su dati scritti. Cosa si fa quando si riceve un contratto? Come si fa a conservarlo, che validità ha la firma. Allora, prima dell'avvento dei software di firma digitale che hanno valenza legale in Italia, nei contratti a distanza si dava all'altra parte la possibilità di stampare il file PDF ricevuto, leggerlo, firmarlo, scansionarlo ed inviarlo unitamente ad una fotocopia del proprio documento di identità via email, con una mail magari posta elettronica certificata, o se non aveva un'email che si faceva risalire a colui che aveva firmato il contratto, si inviava tutto all'altra parte che a sua volta lo stampava, firmava, scansionava e rimandava. Col tempo poi alcuni hanno detto sì, ma l'email, quell'email non certificate, quindi le poste elettroniche ordinarie non certificate, hanno piena prova o meno? Sì, hanno piena prova sino a che la persona che ha inviato l'email non disconosca quella email. E quindi si è iniziato a pensare, allora lo inviamo tramite poste elettroniche certificate che in Italia hanno valore di notifica unitamente alla raccomandata con ricevuta di ritorno. Poi fortunatamente sono nati questi software di firma da remoto, dove tu carichi il tuo bel file e lasci gli spazi bianchi alla persona da poter inserire i propri dati e la propria firma, laddove lo voglio firmare dopo averlo letto, lo firma a valore legale. Il contratto poi in automatico viene inviato dalla società del software anche sull'email della persona che ha firmato, in modo tale da poterlo conservare e stampare, insomma farne quello che meglio reputa, e quindi ha perfettamente valore. Ok, quindi spero di aver dato un contributo per conoscere meglio l'aspetto più pratico dei contratti, perché spesso vengono da me i clienti e dice: avvocato, lei mi fa un contratto, ma poi come lo faccio firmare, come lo conservo, cosa devo fare? Tu poi ovviamente hai l'obbligo di conservarlo questo contratto almeno sino alla fine dell'erogazione del servizio o della durata di efficacia del contratto, ma anche nell'epoca successiva, perché laddove la persona voglia citarti in giudizio per qualsivoglia motivo, quindi sino alla prescrizione del suo diritto di agire in giudizio o anche per fini fiscali, è bene che tu conserva questo contratto. Spero di esserti stato utile. Se il video ti è piaciuto, ti invito a condividerlo, invitare i tuoi amici a seguirmi, seguimi anche tu, metti mi piace e salvami tra i preferiti. Ciao!